Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale del coach. Oggi parliamo di periodizzazione a blocchi e andiamo a capire perché questa periodizzazione può tornarci utile anche per andare a costruire muscoli. Periodizzazione a blocchi viene spesso citata nel mondo dell'allenamento della forza. Io qua cito Isurin 2008 che va a dividere la periodizzazione a blocchi in tre fasi ben distinte della nostra, diciamo, macrociclo di lavoro. Abbiamo una fase di accumulo, abbiamo una fase di intensificazione e abbiamo una fase di picco. Accumulation, transmutation e realization o comunque di picking. Queste tre fasi possono coesistere, ovviamente in un ciclo di allenamento, ma nulla vieta che se noi vogliamo andare a creare massa muscolare di andare a sfruttare quelle che possono più tornarci utili o andare a sfruttare questa modellizzazione dell'allenamento per riuscire a ottimizzare al meglio il lavoro per la costruzione muscolare. Ma vediamo meglio di cosa si tratta. La fase di accumulo è la fase che, diciamo, prepara il nostro corpo, i nostri muscoli a tutto quello che succederà dopo. In questa fase si lavora per più settimane, si può lavorare anche con un numero di settimane elevato, 4-6 settimane possono andare benissimo da dedicare a questa fase. Il carico è medio-basso, quindi si parla di un carico che può aggirarsi intorno al 50-70% e in questo caso teniamo alto il volume. Tenere alto il volume qua, diciamo che è difficile darvi anche dei numeri precisi di serie da andare a fare all'interno della seduta. Dipende anche molto poi voi come andate a organizzare la seduta. C'è chi tiene la seduta di un'ora, chi un'ora e mezza, due ore. Capite bene che questa fase di accumulo cambia in base un po' al vostro approccio tempistico dell'allenamento. Però diciamo che quello che vi pilota sarà sicuramente carico più basso, quindi anche i recuperi saranno più bassi, un minuto e 30, e quindi andrete a mettere sicuramente più serie rispetto alle fasi successive. Quindi, come ho detto, questa fase 4-6, qua possiamo lavorare sia con i multiarticolari che anche molti esercitazioni complementari che possono aiutarci a costruire e andare a lavorare sugli anelli deboli. Fase successiva abbiamo l'intensificazione. Intensificazione, dice il nome stesso, alziamo i carichi, aumentiamo l'intensità, quindi lavoriamo con dei carichi dal 70 all'85%, volume quindi può essere considerato più basso rispetto al precedente e possiamo tenere questa fase 2-4 settimane. Questa è già una fase importante in cui, come vi dicevo, alziamo i carichi per poi finire nella periodizzazione che nel mondo della forza poi viene sfruttata proprio pre-competizione, dove c'è la fase di picco in cui si riduce notevolmente il volume di lavoro e si alzano i carichi, ed è in questa settimana o due settimane dove si vanno proprio a provare chi ha le gare, l'esercitazione da gara, le alzate massimali, quindi si va proprio a lavorare in maniera specifica con l'obiettivo di realizzare la miglior performance e ovviamente in questo caso il recupero basso, recuperi completi anche 4-5 minuti proprio per finalizzare al meglio la gestualità. Nel nostro caso potrebbe, nel nostro caso inteso per chi vuole sfruttare questo approccio per la costruzione muscolare, in questa fase qua noi possiamo puntare al massimo sul cercare di andare a lavorare con la forza massimale. Molto importante, abbiamo visto il lavoro sulla forza, quindi questa tipologia di approccio può andare benissimo anche chi lavora per costruire muscoli. È un modo, diciamo, un po' differente di vedere la nostra periodizzazione. Abbiamo questi blocchi e nulla vieta poi ruotarli e quindi ciclicizzare questo lavoro. Accumulo, fase di intensificazione e picco, e va a creare la nostra periodizzazione. Possiamo, che ne so, fare, io qua ho messo 4-6 settimane, ma nulla vieta di tenerci questo lavoro per 2 mesi, potremmo avere accumulo 1, accumulo 2, poi potremmo avere una fase di intensificazione e poi una fase
di picco. Questo potrebbe, allora qua mettiamo accumulo 1, accumulo 2, intensificazione 1 e poi abbiamo picco 1. In questo caso potremmo avere qua, che ne so, 4 settimane e qua possiamo metterci 2 settimane e abbiamo formato il nostro ciclo di lavoro che può andare a ripetersi. Questa è un'ottima strategia per andare a organizzare il vostro approccio all'allenamento per andare a finalizzare la crescita muscolare. Tutto va bene per fare crescita muscolare, si prende sempre dagli sport, si prende sempre da chi va a sperimentare determinati protocolli di lavoro e lo si adatta alle nostre caratteristiche. Il bello dell'allenamento è che possiamo prendere, maneggiarlo e tirar fuori un qualcosa che si adatta alle nostre caratteristiche. Abbiamo visto qua sul mio canale tanti tipi di periodizzazioni, periodizzazione a blocco, visto che me l'avete chiesta, utilissima per andare a centrare i tuoi obiettivi. Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!